Finisce il calcio professionistico a Melfi dopo 13 stagioni consecutive. Era un record, ma il Melfi ha perso i play-out contro il Martina Franca, che all'andata, il 21 maggio al Tursi, aveva vinto 1-0. E questa sera a Melfi ha pareggiato 0-0. Una partita scialba che il Melfi ha giocato male, con pochissimi tiri in porta. E il Martina Franca ha ottenuto ciò che voleva, un pareggio per salvare la categoria. Il Melfi sprofonda nell'inferno della Serie D e alla fine c'è tanta tristezza. I due allenatori. Ma no, qui adesso non si tratta di trovare le colpe. È normale che l'allenatore è l'imputato principale. I ragazzi oggi hanno fatto cuore, grinta. Purtroppo abbiamo anche ancora oggi palesato quali sono stati i nostri limiti un pochettino durante l'anno, la difficoltà di fare gol. Abbiamo tenuto il primo tempo 30 minuti il possesso palla, però quando siamo arrivati al limite dell'area, adesso è inutile andare a recriminare. Sono stati fatti degli errori, sicuramente ne ho fatti anch'io, però i ragazzi, questo gruppo, io penso che oggi abbia dato il massimo. Dispiace perché nel doppio confronto meritavamo forse qualche cosa per l'atteggiamento che abbiamo avuto, per le possibilità, però loro hanno vinto la loro partita e noi non siamo riusciti a vincere la nostra. Io ho detto ai ragazzi che in tutto il girone di ritorno abbiamo vinto una sola partita in casa, e questo purtroppo ha palesato ancora oggi il nostro limite, e questa l'abbiamo pagata a caro prezzo. Alla fine avevamo più di un giocatore aveva i crampi, e abbiamo messo, i ragazzi hanno messo il cuore. Io direi una salvezza meritata per come è cominciata la stagione. Parlerei di un piccolo miracolo calcistico.